tante facce amiche che sono venute qui per fare questa, per partecipare a questo momento. E mi sono scritto qualcosa perché sennò me lo dimentico, insomma, soprattutto perché voglio iniziare dai ringraziamenti prima di tutto, prima di dire altre cose, perché se non ci fosse stata, diciamo, l'impegno e il contributo di tante persone, questa giornata qui non ci sarebbe stata, e quindi vorrei ringraziare soprattutto chi ha lavorato fisicamente qui dentro per qualche settimana, e sono Simone che non c'è, Eugenio in particolare che non ci sono ma che arriveranno a cena, Grazia che è venuta prima, l'ho vista, Luca che c'è e che ha fatto l'impianto elettrico, perché qui si è fatto così, insomma, ognuno ha fatto qualche imbiancato, che insomma ha pulito, che... Poi vorrei ringraziare Stefania, che credo sia già andata, poi mamma e babbo perché insomma sono sempre stati vicino, e soprattutto perché questa è sua, quindi se no non sarebbe stato possibile. Poi vorrei ringraziare Lorenzo, che è un compagno di viaggio, naturalmente Barbara, che sinceramente senza di lei non sarei nemmeno partito, e vorrei ringraziare anche Rita che da pochi giorni partecipa a questo nostro progetto, tutti i giorni insomma con questo giornale ci impegna tanto. Poi ringrazio anche Annalisa Mastellone che non c'è, che è una ragazza che scrive per noi, ringrazio Simone Paradisi che è un altro giornalista che scrive per noi ogni tanto. Poi ringrazio anche lui, chi ha dato idee e scritti per il Giunco, naturalmente per questa seconda fase del Giunco, e sono Simone Pazzaglia, Piero Simonetti che ho visto prima, e Giulio Gasperini di Caldana, e Silvano Polvani che ogni tanto ci dà qualche contributo come esperto di vita mineraria e sindacale. Ringrazio anche Marco Gaspari che doveva esserci ma non so se ce l'ha fatta venire, che con la sua agenzia di comunicazione Calimero ha stretto con noi un accordo importante e credo che ci servirà per continuare, per andare avanti. Tra di voi c'è chi conosce bene queste stanze perché da anni hanno ospitato la sede storica di quello che era il giornale di carta di Giuncale, con cui sono partito nel 1999, e insomma sono diversi anni pensandoci. Poi questa qui sarà la sede, sarà la redazione, naturalmente questo è il nostro cuore, lavoreremo più spesso da Grosseto come si può capire perché è il centro un po' della provincia, però qui credo ci saremo spesso, e vorrei anche lanciare l'idea di mettere a disposizione questa redazione per il paese, anche per il territorio, per ospitare mostre temporanee che possano conciliare sia l'aspetto diciamo di espositivo e quello lavorativo. Cercheremo di fare delle interviste qui, l'idea che mi è venuta, visto che ci sono le amministrative a Gavorrano, è di intervistare tutti i candidati qui, e si farà. Ricordo che questa è anche la sede dell'associazione culturale Il Fogliettone, che è un'associazione registrata e che è l'editore del Giunco.net. Perché insomma le cose le facciamo sul serio, non è che abbiamo fatto così una cosa abusiva. Tra l'altro, no, per ricordarlo, perché sennò sembra sempre. Questo per noi oggi è un momento, credo, importante, un primo passo importante, un piccolo passo, perché i passi vanno fatti a seconda della lunghezza della gamba, e a parte Lorenzo, insomma, li facciamo tutti conti. E vorrei anche dire una cosa prima di chiudere, che insomma non siamo usciti noi tre, ma anche insomma anche Rita, direi, da una situazione non tanto bella alla fine del 2011, poi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo guardato avanti, e siamo stati folli e affamati come diceva Steve Jobs, e lo siamo ancora, e credo che insomma cercheremo di portare avanti questo progetto. Mi fa piacere ricordare che il 27 di febbraio verrà il presidente della provincia Leonardo Marras in visita qui, ci ha scelto tra i 100 luoghi della provincia, questo credo abbia un significato particolare, sarà un altro piccolo passo, e adesso andiamo a bere perché sennò giustamente mi si è seccata la gola a me e Primo Daniele. 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 Prim